Sono tempi bui per l'Elisio. Quei delinquenti hanno derubato persino me. Cosa hanno rubato? Avevo fabbricato una chiave. O meglio, una ricetta per una fiamma eterna. Volevo donarla a Persefone. Con essa avrebbe potuto risplendere persino nell'oltretomba. Una fiamma eterna riporterebbe ordine in questo caos. Comprendi il peso del suo fardello meglio di quanto non dimostri. Con il suo sacrificio, Persefone ci mantiene al sicuro nell'oltretomba. Allora riscrivi la ricetta. Per scriverla ho impiegato moltissimo tempo. Non possiamo lasciare che cada nelle mani di umani che la userebbero contro di lei. Custode, Alexios, dobbiamo ritrovarla. Hai un buon cuore a voler proteggere Persefone. Ti aiuterò. Ah, ti ringrazio. Ti stai dimostrando un buon amico e alleato. Una fiamma eterna sembra più una leggenda che una semplice ricetta. Boh, ho iniziato a scrivere la ricetta con tuo padre. È reale quanto il pericolo che affronteremmo senza di essa. Perché ti dai così tanto da fare per salvare Persefone? Lei non farebbe lo stesso per te. È da quando gli umani hanno iniziato a tramare contro di lei che soffre. E con lei soffriamo tutti. Hermes, non ti ha sfiorato il pensiero che forse lei ti stia usando? Certo che no. Ha solo bisogno di qualcuno su cui poter contare. Ha bisogno di me. Troverò i ribelli e ti porterò la ricetta. Non ti chiedo altro. Se ti scoprono o se causi troppo caos, rischieremo una rappresaglia. Fa attenzione. Andiamo! È lì.
Devo nascondermi, se non voglio combattere. Devo farmi scoprire. Sembrano gli scarabocchi di un folle. Sono stati stracciati. Dov'è il resto? Ugh.
C'è qualcosa che non quadra. Thank you.
Dobbiamo recuperare la ricetta. A proposito, tieni. Hai risparmiato una grande sofferenza a questo regno, amico mio. Ti hanno visto? No, figurati. Ma Ernest... bene, non rischieremo rappresaglie. Ti restituisco questi appunti stracciati, Ernest. Mi sto fidando di te. Una fiamma inestinguibile potrebbe consumare l'intero Elisio. Ti giuro sulla nostra amicizia che userò la fiamma solo se sarà strettamente necessario. Ho altro di cui occuparmi, Hermes. Devo andare. Ci siamo conosciuti da amici. Se scoppia una guerra nell'Elisio, ti voglio come alleato. Gli umani ci sono addosso. A te, a me, a Persefone, a chiunque non gli vada a genio. L'ho visto anch'io. La guerra ha raggiunto l'Elisio. Dobbiamo estirpare il caos alla radice. Combattiamo per Persefone. Ti preoccupi così tanto per Persefone che non ti accorgi nemmeno di essere in pericolo anche tu. Hai portato via la fiamma eterna agli umani e nessuno ti ha visto. Ora siamo in vantaggio. Dobbiamo solo colpire. Calmati, Hermes. Non c'è bisogno di uccidere nessuno. E perché no? Ci sono dei capitani alla guida delle forze umane. Hanno portato il caos in questo regno. Io dico di fargliela pagare. Almeno coloro che mi hai chiesto di derubare erano ladri. Non sei un omicida, Hermes. Mi hai fatto sembrare un idiota quando ti ho mandato da Ciro. Ma posso ancora riscattarmi e dimostrare ciò che valgo. Te l'ho detto, siamo stati ingannati. Non importa. Ti prego, amico mio, aiutami ad aiutarla. Va bene, ucciderò i capitani. Non ti lascerò agire per conto tuo. Combattiamo fianco a fianco. Va bene. Non ho mai combattuto al fianco di un dio. Sarà un massacro. Per l'eternità, l'Elisio è stato un luogo di pace. Se lo facciamo, forse la pace ritornerà. Forse, ma la guerra ha il vizio di seguirmi ovunque. Eccoli! Per Persefone! Eravamo amici! Un altro colpo! Muori, umano! Ah!
l'abbiamo fatta! Ora andiamocene! Era da tempo che non usavo questa lama, lo sai? Hai ragione. È stato bello combattere insieme a un amico. Combatti piuttosto bene, ma la guerra è appena iniziata. Proprio così. Devo riferire l'accaduto a Persefone. So che si unirà a me in questa battaglia. E tu? In un modo o nell'altro. Allora a presto, amico mio.